sicuramente la ventilazione meccanica controllata dall'acronimo VMC rappresenta il fiore all'occhiello delle nuove abitazioni moderne. Potremmo dire che va un po' di moda, fa trend avere un'abitazione con installata la VMC, è come dire io ho una Ferrari, allo stesso modo. Ma a parte questa declinazione culturale, non voglio spiegarti le varie tipologie di VMC, perché ce ne sono di vari tipi, varie aziende producono sistemi diversi di VMC, con scambiatore di calore, con senza e vari sistemi migliorativi. Sono cose che puoi trovare facilmente su internet in pochi minuti, anche in maniera più approfondita, puoi vedere video, illustrazioni, cose che io in pochi minuti non riuscirei a fare. Voglio invece spiegarti cosa non riusciresti a trovare su internet, o perlomeno riusciresti con difficoltà a trovare su internet. Se hai avuto modo di riflettere, quando fai una ricerca per eliminare l'umidità dai muri oppure per isolare termicamente la casa e vai su internet a fare una ricerca, ti usciranno una serie di informazioni, vari siti e aziende. Tutte queste informazioni però difficilmente sono imparziali. Troverai il tecnico che ti parlerà bene della polarizzazione delle centraline elettriche per allontanare l'umidità dai muri, però magari questi tecnici sono collegati perché lavorano a percentuale o perché lavorano direttamente con queste aziende. Oppure potrai trovare siti proprio di aziende, quindi tutte le loro informazioni, tutti i loro consigli non sono imparziali, ma sono di parte. Io non sono di parte e ti spiego soltanto qual è il mio pensiero, cose che ho provato direttamente, altre invece che ho studiato, che continuo ogni giorno a studiare, quindi ti do un mio parere svincolato dalle aziende. La VMC nasce come centralizzata, c'è una macchina messa solitamente al centro della casa, che può essere anche un ripostiglio, una lavanderia, o se non ci sono questi spazi di riserva, viene messo nel disimpegno. Da lì partono una serie di tubazioni collegate con l'esterno che terminano con delle bocchette nelle varie stanze. La differenza con quella decentralizzata che è uscita da pochi anni è che quella centralizzata è molto più efficiente. Riesce a regolare anche l'apporto d'aria tra quella espulsa e quella immessa, perché questa è una cosa molto importante, quella di avere un equilibrio all'interno della casa. Ma io adesso voglio farti vedere quali sono i vantaggi e gli svantaggi di una dell'altra, anche i costi, perché questo difficilmente viene trovato su internet. E cosa più importante, voglio spiegarti quando dovresti utilizzare l'una o l'altra ed il perché dovresti utilizzarla. Partiamo dai vantaggi. Sicuramente il primo vantaggio è il miglioramento della qualità dell'aria con l'eliminazione di inquinanti, pollini ed acari. Questo aspetto ha un'estrema importanza quando ci sono persone che soffrono e hanno problemi seri di asma. La VMC, specialmente quella centralizzata che è molto più efficiente, ti può essere utile. Il secondo vantaggio è la riduzione dei problemi legati a umidità e condensa. Il terzo vantaggio è il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, perché in questo modo non ci sarà bisogno di aprire sempre le finestre per cambiare aria, in quanto avviene meccanicamente. Quindi tu in teoria potresti avere le finestre sempre chiuse, anche perché se hai acquistato degli infissi molto performanti a triplo vetro, a doppia camera d'aria, con gas argon dentro, quindi un infisso perfetto, e ti aspetteresti di avere quindi dall'altra parte un'efficienza energetica ad hoc. Ecco quindi che avendo un isolamento termico all'esterno, avendo un'efficienza anche dal punto di vista degli infissi,
tu potresti evitare di aprire le finestre anche in orari dove magari l'umidità esterna è elevata, perché il senso è proprio quello. Abitando e vivendo in ambienti molto umidi, aprendo le finestre per ricambiare l'aria, sperando o pensando che l'umidità venga tirata fuori dalla tua abitazione, non fa altro che far entrare altra aria, certo è più fresca, però è ricca di ossigeno, però è anche ricca di umidità. Un altro vantaggio è la protezione dai rumori esterni, mantenendo l'isolamento acustico offerto proprio dagli infissi, perché come dicevamo prima, si può evitare l'apertura delle finestre, specialmente se abiti in una strada a grande traffico veicolare. Gli svantaggi invece sono legati più che altro al costo del macchinario e all'installazione. I costi di installazione sono molto alti e possono arrivare anche a 15-20 mila euro per un'abitazione media sui 150 metri quadri. E chiaramente questo cambia in base all'azienda produttrice dei macchinari, perché sappiamo che se tu acquisti una Fiat non ha lo stesso costo di una Mercedes o di una BMW, quindi tutto in rapporto anche alla qualità dei materiali impiegati. Un'altra cosa importante è l'installazione, perché installare un sistema di ventilazione meccanica controllata non è semplicissimo, specialmente quella centralizzata. Richiede molto tempo, molta preparazione, soprattutto in case da ristrutturare, perché in una casa di nuova costruzione, preparando il progetto già da prima, è molto più semplice. La manutenzione è un altro svantaggio, perché si deve fare una o due volte l'anno cambiando i filtri, questo c'è, ma non puoi farlo da solo. Se si tratta della ventilazione meccanica decentralizzata, i filtri li puoi anche cambiare da solo. In quella centralizzata diciamo che è molto più difficile, se non quasi impossibile. Veniamo adesso alla VMC decentralizzata. Viene chiamata così perché da alcuni anni sono stati realizzati dei macchinari singoli, puntuali, cioè significa che non ci sono tutte le varie tubazioni nelle varie stanze. Viene messo, installato un apparecchio che può essere a parete come uno split di un climatizzatore oppure da incasso in ogni singola stanza. Cambia in base alla grandezza della stanza, quindi ci sono varie caratteristiche. Per poterle installare è abbastanza semplice, perché basta portare un cavo dell'alimentazione elettrica al macchinario. Questo cavo chiaramente deve andare direttamente poi nel quadro elettrico, a cui corrisponderà un magnetotermico. Non fare come molti che collegano questi apparecchi, questa linea, su altre linee, perché poi succedono problemi. È bene che ogni settore elettrico abbia una sua linea, ma questo fa parte poi di un altro argomento che lo approfondiremo magari in seguito un'altra volta. Non mi dilungo perché ci sono varie tipologie, varie modelli, anche il costo è differente, infatti possiamo andare dalle 500 euro fino alle 1.000-2.300 euro, compreso anche l'installazione. È inutile dire che quelle da incasso sono molto più costose, perché sia l'installazione richiede molto più tempo, perché non si tratta soltanto di fare due semplici fori nel muro, è un'operazione molto più complessa. Quindi ti basti sapere questo, che quelle da incasso o a scomparsa, tu vedi soltanto una placca sul muro, quindi sono molto più belle da vedere, meno ingombranti, mentre quella split messa a parete come un climatizzatore, puoi immaginare che se tu in quella stanza hai un climatizzatore e aggiungi un altro componente, esteticamente non è proprio il massimo. E in sintesi questo è quello che c'è da sapere sulle VMC. Quindi adesso vediamo quando ti conviene installarle, quindi se ti conviene installarle decentralizzate o decentralizzate,
e soprattutto il perché di questa scelta. Lo vediamo tra un poco. Ti consiglierei di installare una VMC centralizzata se hai un budget abbastanza alto. Se hai una casa moderna, abbastanza grande, almeno 150-200 metri quadri, è chiaro che se uno ha una casa di questa tipologia, evidentemente ha un budget abbastanza alto, quindi va da sé che conviene installarlo. Ti consiglierei di installarlo, il secondo motivo, se abiti in un centro urbano a grande traffico veicolare, per esempio, e questo anche sia per l'inquinamento che per i rumori. E ti consiglierei di installare una VMC centralizzata se hai una casa quindi molto grande, oltre i 200 metri quadri, perché poi la spesa è commisurata poi a tutta una serie di caratteristiche. Invece non ti consiglierei mai di installare una VMC decentralizzata, sia per le cose contrarie a quelle che ti ho elencato prima, quindi se hai una casa piccola, se abiti in campagna, se non hai problemi di allergie o asma, eccetera, e se abiti a pian terreno, perché se tu hai un'abitazione che ha una zona giorno e una zona notte, quindi su due livelli, installare una VMC centralizzata è molto più costosa che se non si trovasse su un unico piano. E poi ovviamente se hai un budget ridotto. Ora che ti ho spiegato un po' di cose sulla VMC, voglio spiegarti per quale motivo veramente ti conviene installarle, al di là del centralizzato o del decentralizzato. Le VMC, proprio per loro natura, ti regolano l'umidità in casa. Tu puoi impostare una percentuale di umidità. Sappiamo che in alcuni ambienti, in alcuni climi, dove l'umidità arriva fino all'85-90%, tu potresti avere le finestre chiuse senza aprirle e avere una regolazione sia dell'apporto d'aria come ossigeno, evitare che ti entrano pollini e acheri in casa, e allo stesso tempo regolare l'umidità. Potresti impostare un 55-60% fino al 65%, che è, diciamo, la percentuale di umidità giusta per un'abitazione, anche per avere un comfort ambientale, e l'apparecchio automaticamente regola l'apporto di aria dall'esterno e l'espulsione di aria dall'interno in maniera automatica, aumentando anche la velocità della macchina in base ad alcuni parametri. E quindi è molto importante per risolvere il problema di condense, se hai problemi di umidità, in abbinamento con altri sistemi. Quindi non pensare, come forse qualcuno ti ha detto, che installando queste macchine hai risolto il problema di umidità a casa, perché non è affatto così. Se tu hai un problema di risalita capillare, non puoi pretendere o non puoi sperare che una VMC ti risolva il problema, perché l'acqua non viene allontanata di sicuro. E contatta Ristrutture Ci Guadagno se vuoi saperne di più, se vuoi avere un'analisi della tua casa, se sei indeciso se installare un apparecchio di un tipo o dell'altro, la centralizzata o decentralizzata, soprattutto capire se hai bisogno di installare questo tipo di apparecchio. E prima di salutarti ti dico un'ultima cosa: la VMC ti permette veramente di avere un comfort ambientale dentro casa eccezionale. Ti aspetto, mi raccomando, prenota una telefonata con me per capire se posso esserti utile.